a tutti, finalmente riesco a fare il video sul Cosmo, prof. Allora, innanzitutto ringrazio l'Equilibra che appunto, come sapete, mi ha permesso di essere lì e ringrazio soprattutto Patrizia, ciao Patrizia, che è stata davvero molto gentile appunto ad ospitarmi nello stand dell'Equilibra e a spiegarmi nei minimi particolari tutti i prodotti Equilibra perché sono davvero tantissimi e non li conoscevo tutti e soprattutto la novità del periodo che vi farò vedere tra poco. Allora, io ho avuto qualche ora al mattino per girare, ma appunto era la mia prima volta al Cosmo Prof, quindi mi sono praticamente persa, tra virgolette, in mezzo a quel ben di Dio che c'era, quindi ho girato davvero poco. Sono andata a Makeup Forever, ma c'erano tipo 2 ore di fila, quindi ho detto no, mi dispiace, aspetterò il 20% da Sephora per acquistare quello che volevo. E sono stata allo stand però di BB Cream Italia e lì ho acquistato qualcosa, quindi iniziamo subito vedendo le cose che ho acquistato. Qualcosina che ho preso per voi l'ho nascosto così non lo vedrete e in un prossimo giveaway a breve lo avrete a sorpresa. E niente, appunto iniziamo. Lo stand BB Cream Italia, ho acquistato una palettina della MUA, l'Andreas Me Too, che sarebbe il dupe della Naked 2. Ho preso solo questa perché gli altri avevano colori che insomma non avrei sfruttato appieno. Poi è la prima palettina MUA che provo, quindi per ora ho preso soltanto questa. Il costo è stato di 5 euro lo stand BB Cream Italia e non l'ho ancora provato, non ho ancora provato niente di quello che ho comprato. Stavo aspettando con impazienza di fare il video per farvi vedere le cose prima di provarle. Ora inizierò a provarle tutte. Poi ho preso la spazzola Dessata. La spazzola che districa i tuoi capelli senza tirarli né romperli, sia con capigliatura asciutta che bagnata. Avendo i capelli molto sottili, quando li lavo si annodano tutti e per me è impensabile non pettinare i capelli da bagnati. So che non andrebbe fatto, ma se non lo faccio resto con i capelli aggrovigliati a vita, quindi devo farlo per forza. E cercavo da tempo questa spazzola che è una sorta di tangle teaser. Appunto la Dessata e prodotti in Europa con materiali di alta qualità, questa l'ho pagata 10 euro, c'era sia questa qui che la versione più piccola, il prezzo era di, non c'è scritto però sì, 10 euro, 10 euro sia per la grande che per la piccola, quindi ho preso quella grande. Ho poi acquistato il famosissimo Expert Face Brush, Face, cos'è il Face? Face Brush, non ce la posso fare, di Real Techniques. Ed è il pennello da fondotinta liquido e in crema delle Pixie Woo, che erano tra l'altro al Cosmo Prof, se non sbaglio, venerdì. Anche questo non l'ho provato, ma l'ho semplicemente tirato fuori per sentirlo. Ah, non romperti! Ed è davvero morbidissimo, molto fitte le setole, non vedo l'ora di provarlo. Infatti andrò immediatamente a lavarlo appena finito il video, così lo proverò domani. Questo l'ho pagato 13 euro. Poi ho comprato una Minju Lip Mask, la famosissima maschera di Queen Helene. Anche questo non l'avevo mai provata. Ho preso la confezione piccola e vi farò sapere logicamente quando proverò tutti i prodotti. Poi l'Equilibra mi ha omaggiato di alcuni prodotti di cui vi parlerò molto presto quando proverò. Anche se questo qui, come sapete bene, il contorno occhi, lo stick contorno occhi all'aloe l'ho già provato e mi trovo benissimo, soprattutto in estate, lo uso tutte le estati. Ora c'è la nuova formulazione ancora più delicata e con il 40% di aloe vera e inizierò ad utilizzarlo a breve appena insomma, il caldo sarà un pochino maggiore, anche se qui la primavera sembra essersene andata, infatti c'è il diluvio universale letteralmente fuori, non so cosa sta accadendo, vedo cose volare per il vento. Poi le salviettine intime all'aloe con il 20% di aloe, delicate con acido lattico e calendula, nuove, quindi sono qui credo sia cambiata la formulazione e il packaging e soprattutto ora sono tessuto 100% biodegradabile, sono gettabili nel WC. E anche queste le proverò e vi farò sapere. Poi il pezzo forte lo tengo in ultimo. Il famosissimo Dermogel appunto all'aloe con il 98% di aloe vera che come sapete serve per i rossori, le pieghe cutanee, come lenitivo dopo le ustioni sia da sole che da calore.
quindi semiscottate, non so, con una pentola, per le gengive irritate, per lo sfregamento, quindi magari se avete una scarpa stretta vi forma le vescichette, potete utilizzarlo per lo sfregamento, appunto l'irritazione da sfregamento, e come lenitivo passo depilazione. E come sapete è possibile utilizzarlo anche come una sorta di gel per i capelli, in quanto essendo appunto composto dal 98% da aloe vera, non va assolutamente a rovinare o a seccare i capelli. E quindi insomma non li stressa, non li secca e non li rovina. Poi anche questa in previsione dell'estate, l'acqua idratante rimineralizzante con il 20% di aloe vera e oligoelementi del Mar Morto, rinfresca e rivitalizza. Anche qui c'è scritto nuova, quindi probabilmente una nuova formulazione. E anche questa qui appunto la proverò, vi farò sapere. E l'ultimo, il pezzo forte, la novità dell'Equilibra, è il Dermoil Multiattivo, 99% di origine naturale, e appunto un olio per viso e corpo formulato per migliorare l'aspetto della pelle con cicatrici, smagliature, secchezza, incarnato non uniforme e segni del tempo, con Mido... Beh, un attimo che questo ce la posso fare. Mido Wu Foam Oil, spero. Non so se riuscite a vedere, altrimenti ve lo scriverò sotto nell'info box. E olio di argan. Contiene appunto questo Mido Wu Foam Oil, olio naturale antiossidante ricco di acidi grassi emollienti e protettivi, olio di argan, olio di mandorle dolci, olio di vinaccioli, vitamina E e bisabololo. Prodotto adatto a pelli sensibili, non untuoso. Allora, io sono diventata dipendente dall'odore di questo prodotto perché l'ho provato appunto al Cosmoprof. Ha un profumo divino che non so spiegarvi, mi ricorda tantissimo lo shampoo solido irresistibile di Lush che io adoro, uno shampoo in edizione limitata. E la cosa che mi ha sorpresa è che, vedete, ho messo la goccina, si assorbe veramente in un secondo. Io non amo gli oli per questo, perché altrimenti, ecco, non amo stare lì a massaggiare, massaggiare per ore, e questo si assorbe in un attimo. Quindi adesso che ve l'ho fatto vedere, inizierò subito a provarlo e logicamente vi farò sapere tra un po' quando l'avrò provato. E questi appunto erano tutti i prodotti che mi ha dato l'Equilibra, che ancora ringrazio. Poi ci sono diversi campioncini, ora ve li farò vedere velocemente. Allora, io ho girato prettamente il padiglione 21N, quindi quello dove si trovava la stand Equilibra e dove c'erano i cosmetici naturali. Quindi non ho girato tutti i padiglioni perché era impossibile, non avevo tempo perlomeno. Infatti il prossimo anno ho almeno 2 giorni di Cosmoprof, non me li toglierà nessuno. Quindi ho un mare di campioncini dell'erbolario e ringrazio la signora che gentilmente mi ha parlato di tutti i nuovi prodotti dell'erbolario, della nuova linea profumata, della nuova linea Bimbi che è stata rivoluzionata. E quando proverò appunto alcuni di questi prodotti ve lo farò sapere, vi parlerò magari nel dettaglio anche delle nuove linee, delle novità. Ringrazio poi anche le ragazze della Biovera che mi hanno anche loro appunto spiegato nel dettaglio tutti i loro nuovi prodotti e mi hanno dato da provare questo Milda Air Shampoo Delicato, questo qui. Poi mi hanno dato diversi campioncini di Body Yogurt, una crema allo yogurt che ho sniffato e dà un profumo veramente buonissimo. Poi diversi campioncini di crema anti-age dai 20 ai 30, prevenzione rughe dai 20 ai 30 anni, e anche queste proverò assolutamente. E mi hanno dato, devo riuscire a trovarle perché qui è pieno di campioncini, aiuto! Poi mi hanno omaggiato di queste Bio Tinted crema colorata, questi due campioncini, e mi hanno detto appunto anche questa è una novità a cui loro tengono moltissimo, quindi senza dubbio le proverò. Soltanto che ho visto la colorazione un po' scura, quindi aspetterò di prendere un attimino di colore, sempre se il tempo lo permetterà. Poi, allora, da Planters, ecco una cosa che mi ha dato un po' fastidio, caro signor Planters, che non vedrai mai i miei video, però intanto lo dico, è che da Planters dovevi passare, mettere il like sulla loro pagina e ti davano i campioncini, altrimenti niente. Bene, il 90% delle ragazze, delle persone che erano lì a prendere i campioncini, mettevano il like e poi lo facevano apposta, lo toglievano immediatamente.
perché dà una sorta di effetto ricatto, mettete il campioncino, il like e vi do il campioncino. E infatti cioè, tutte le persone che c'erano lì mettevano il like, prendevano il campioncino e lo toglievano per una questione di principio. Poi senza dubbio la Planters ha buoni prodotti, quindi il like uno glielo mette a prescindere, però vabbè, piccola parentesi. Poi un campioncino Montagne Jeunesse ed è una maschera, se non sbaglio una maschera peel off, eccola qui, che non ho, oddio aiuto cade tutto, che non ho mai provato, quindi anche di questa vi farò sapere. Ho un'infinità poi di campioncini della Siberica, perché sono passata al mattino e stavano distribuendo campioncini di crema corpo per i bambini, questa qui, e praticamente appunto distribuivano soltanto quelle. Poi sono ripassata lì davanti nel pomeriggio e la ragazza che stava distribuendo campioncini erano caduti alcuni campioncini per terra, io mi sono trovata lì, li ho raccolti, li ho rimessi nel cestino. Allora mi ha dato un bel malloppo di campioncini come ringraziamento, non spiccicavano una parola di italiano tutte le persone dello stand Siberica, che appunto è una marca siberiana. E quindi poi li ho divisi insomma con Patrizia dell'Equilibra e questi sono i campioncini che ho, e anche di questa marca, insomma vi farò sapere quando avrò provato qualcosina. Poi ringrazio tantissimo la ragazza dell'Elan, che se non sbaglio si chiama Virginia, che mi ha anche lei parlato di tutti i prodotti, di tutte le linee dell'Elan, e sono davvero curiosissima di provare i campioncini che mi ha dato e poi di trovare qualche negozio qui nei dintorni per provare appunto i prodotti Elan, anche perché mi ha fatto sentire un paio di profumazioni, tra cui quella al melograno, che veramente mi piacciono tantissimo, quindi sicuramente diciamo approfondirò bene il discorso. Poi allora abbiamo ancora qualche campioncino. Abbiamo campioncini Lepo, che sono appunto, logicamente le marche di cui vi sto parlando adesso sono tutte relative al padiglione dei cosmetici naturali, quindi sono tutti cosmetici naturali ed eco bio. La Lepo appunto è un'altra azienda di cosmetica eco bio e mi ha dato la CC Cream Cream Color Control. Corregge le imperfezioni, super idratante, SPF 15. Campioncino qui dietro, anche di questo vi farò sapere. Il fondotinta al burro di karité, oli di mandorle dolce e jojoba bio. Ci sono un po' troppi oli, un po' troppi burri, mi dà la sensazione che forse per la mia pelle possa essere un pochino untuoso, ma logicamente lo proverò e vi farò sapere. Questo è il fondotinta. E la BB Cream all'olio d'argano e burro di karité 6 in 1, uniforme al tono della pelle, idratante, antietà, levigante, proprietà antiossidanti, SPF 15, anche di questo vi farò sapere. Poi forse abbiamo finito? No, ci sono i campioncini Iodase, che sono qui, che sono, appunto lo stand aveva preparato le bustine per, non so se per le blogger o per tutti. Naturative, un altro campioncino. E poi l'ultimo è di Segreti di Natura. Questo è il siero viso in primis ed è fatto con la zucca. Infatti la signora, che credo sia la proprietaria dell'azienda con la quale ho parlato, mi ha detto che è un prodotto di cui è molto orgogliosa, perché appunto un prodotto fatto con la zucca a cui loro tengono tantissimo, quindi mi ha omaggiato di questo primer viso che senza dubbio proverò e vi farò sapere. Allora, questo è il mio bottino del Cosmoprof praticamente. Cosa mi aspettavo dal Cosmoprof? Mi aspettavo di tutto. E cosa mi ha dato il Cosmoprof? Di tutto. Dalle belle sensazioni di insomma, incontrare alcune follower che sono venute a trovarmi, quindi esistete davvero, questa cosa mi ha stupita tantissimo. Non sono solo i miei amici e i miei parenti a guardare i miei video, quindi vi ringrazio tantissimo. Alla novità di tantissimi marchi che non conoscevo, alla bellissima famiglia dell'Equilibra che insomma ho avuto modo di conoscere lì, e quindi mi ha dato sicuramente anche più di quello che mi aspettavo. Come vi ho detto, non ho potuto girare tanto, ma insomma ciò non toglie che quello comunque che sono riuscita a fare mi è piaciuto tantissimo, sono davvero contentissima e niente, spero appunto di ripeterlo anche il prossimo anno.
Come al solito vi farò sapere tutto quello che penso, come mi trovo con tutti i prodotti che vi ho fatto vedere. Se avete qualsiasi tipo di domanda, bisogno di qualsiasi tipo di informazione sulle aziende che vi ho nominato, ad esempio, o su qualsiasi cosa, sul Cosmo Prof, sui prodotti Equilibra, fatemelo sapere, scrivetemi nei commenti e appunto vi darò maggiori dettagli. E niente, abbiamo finito anche per questo video e a presto!